come diceva bene Matteo Salvini, la nostra non è una candidatura di bandiera. Non abbiamo scelto un uomo della Lega Nord o di Fratelli d'Italia, abbiamo scelto per paradosso un uomo che è più vicino a Berlusconi, al resto del centrodestra, al centrodestra del Nazareno, mettiamola così, che poi insomma così centrodestra evidentemente nel patto del Nazareno dimostra di non essere. Perché speriamo che su una candidatura di questo tipo si possa aggregare, perché speriamo che i tanti parlamentari, che i tanti rappresentanti che parteciperanno a questa votazione di quello che era il centrodestra preferiscano alla fine scegliere una persona che ha condiviso con loro e che con loro condivide culturalmente, storicamente e politicamente tante battaglie, piuttosto che votare scheda bianca aspettando il diktat di Matteo Renzi, che non si sa bene quando arriverà. Mi chiedo come faccia Berlusconi, come faccia anche Alfano, come facciano tanti parlamentari a preferire eventualmente a un Vittorio Feltri un Piercarlo Padoan piuttosto che un Giuliano Amato, cioè persone che io considero molto molto più distanti dalla storia, dalle idee, dai principi di quello per cui il centrodestra si è battuto e ha combattuto in questi anni. E quindi ci auguriamo che si voglia, da questo punto di vista, convergere. Noi facciamo un appello anche a chi ha già dichiarato, insomma, di dare indicazione ai propri parlamentari di votare scheda bianca nel centrodestra, a convergere sulla nostra proposta, che ripetiamo, è una proposta che noi facciamo di una persona libera, della quale condividiamo non tutto. Io personalmente non condivido tutte le battaglie e le idee di Vittorio Feltri. Abbiamo fatto però il gesto di un candidato che potesse essere quello più capace di aggregare e di produrre consenso. Perché? Perché io trovo francamente, noi troviamo francamente un po' avvilente che sembra non ci debba essere diritto di cittadinanza per un nome di centrodestra per la presidenza della Repubblica, per un nome di discontinuità rispetto a quello che abbiamo conosciuto in questi anni. Perché Vittorio Feltri, tra i tanti nomi che noi comunque avevamo, perché era il più popolare? E questo ci porta a un secondo tema Giù. che secondo me è particolarmente importante, anche il tema che ieri con Fratelli d'Italia abbiamo portato a Matteo Renzi. Noi abbiamo perso e stiamo perdendo una grandissima occasione con questa elezione del Capo dello Stato.